Allora, io vorrei che salisse sul palco la ministra, a questo punto mi metto qui io, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Siamo, ecco, ci mettiamo un po' distanti, così, prego. Grazie ministro, grazie intanto e benvenuta. Eccoci qua. Grazie, grazie a lei. Allora, ministro, intanto le chiedo, era stata già altre volte in quest'aula? Sì, sì, ero stata già negli anni precedenti ben due volte, quindi è sempre un'emozione che già da stamattina, quando siamo arrivati con... stamattina molto presto siamo andati alla Capaci a deporre la corona proprio nel luogo dove è avvenuto l'esplosione e abbiamo avuto modo di parlare con il sindaco di Capaci che abita lì vicino e davvero ci ha raccontato di quella giornata quando hanno sentito questa esplosione fortissima e loro credevano fosse l'altoforno di un cementificio che è lì vicino a distanza di neanche un chilometro, quindi immaginiamo il rumore, quello che la sensazione che hanno avuto coloro che stavano lì, quindi che nell'immediatezza si sono potuti rendere conto, cioè rendere conto no, perché diceva che non immaginavano mai, ecco, quello che poi sarebbe successo. Comunque l'emozione è sempre grande, assolutamente, a ricordare il giudice Falcone, la moglie e tutti la scorta, i poliziotti che hanno perso la vita in quell'occasione. Ministro, quindi... noi continuiamo a parlare a distanza di tre decenni e anche oltre del metodo Falcone, ma perché è così attuale? Nonostante il tempo sia passato. Perché secondo me è certamente l'approccio che ha avuto Falcone, che ha avuto come magistrato, ha avuto un'impronta dato anche alle indagini, nel senso di avere sempre dei punti informativi di collegamento con tutti, ritenendo che non dovesse essere un punto principale il singolo reato, ma collegare tutto, fare rete tra tutti coloro che facevano indagini di mafia, come a suo tempo fu fatto dall'epoca del terrorismo. Quindi si è un po' utilizzato quel sistema che è iniziato con il pool antimafia che fu inserito da Chinnici, poi sviluppato ulteriormente dal giudice Caponnetto e che rappresenta un po' quel punto di forza di queste indagini che mirate in collegamento e ha portato poi il giudice Falcone anche un ulteriore elemento, l'avvicinamento di quelle che sono le normative a livello internazionale e mondiale. E poi non dimentichiamo che quando lui andò alla direzione uffici penali affari penali al Ministero della Giustizia, lui istituì la Direzione Nazionale Antimafia e poi successivamente le direzioni distrettuali antimafia. Quindi questo ha creato una rete tra le istituzioni. Ecco, ministro, brevemente, tra l'altro proprio il momento che stiamo vivendo ormai da un anno e mezzo e quindi le difficoltà economiche dovute alla chiusura hanno messo in luce, mi riferisco ad alcune inchieste, per esempio quella di Reggio Emilia, hanno messo in luce proprio come la criminalità mafiosa si sia radicata al nord dal punto di vista economico, quindi abbia assorbito le imprese, cioè era una cosa che sapevamo, che si diceva da tempo, ma queste inchieste hanno proprio dato, come dire, la realtà, hanno messo in luce la realtà. Ecco, brevemente, era qualcosa che non volevamo forse vedere, il fatto che la mafia fosse, come dire, legata anche agli imprenditori del nord. Guardi, io penso che la mafia come organizzazioni criminali non ha confini
tant'è vero che nelle realtà del nord ci sono organizzazioni criminali molto estese e quindi soprattutto poi in questo periodo Covid devo dire che la mafia, io parlerei di organizzazioni criminali tutte, si sono inserite nei circuiti di legalità dell'economia legale, vediamo nei settori agroalimentari e soprattutto in epoca Covid nei settori appunto sanitari, quindi abbiamo avuto una ramificazione e una possibilità da parte delle mafie di infilarsi nell'economia legale, perché molte volte loro si presentavano a coloro che non avevano la disponibilità anche di risorse come una sorta di welfare alternativo, e allora l'errore è proprio quello di evitare, che lo Stato deve fare, che l'ha fatto come governo, è quello di dare nell'immediatezza le risorse necessarie pur non rinunciando ai necessari controlli antimafia che secondo me non devono mai mancare. I controlli, quindi anche le inchieste, le indagini, i carabinieri, polizia, guardia di finanza. Esattamente. Grazie. Grazie, grazie a lei. E io allora vorrei che invece a questo punto cambio, mi raggiungesse qui la ministra della giustizia.